Si prova in un teatro della periferia romana il San Francesco di Krzysztof Zanussi, il grande regista polacco molto conosciuto da noi per il film Fratello del nostro Dio, tratto da un dramma scritto dal Pontefice nel 49. Zanussi, lei ormai è il regista dello spirito, della spiritualità. Bah, questa è una parola un po' esagerata, ma è vero che tutta l'arte vera, l'arte grande, era sempre collegata con lo spirito. Anche Bertolt Brecht, se si vuole leggerlo oggi senza usare la chiave politica, si può ritrovare una dimensione spirituale che l'ha reso grande. Scritto a due mani da Zanussi e da Piero Ferrero, L'uomo che vide San Francesco d'Assisi, questo è il titolo dello spettacolo, in cartellone il 16 a San Miniato, è tratto dal romanzo omonimo dello scrittore francese che ispirò Dreyer per la sua memorabile Santa Giovanna cinematografica. San Francesco è stato celebrato al cinema da Franco Zeffirelli e da Liliana Cavani. A teatro il poverello d'Assisi è comparso raramente. Questo è un San Francesco con casco e stivali da motociclista. Sì, è un San Francesco portato alla nostra epoca. Allora, il nostro tempo non vale tanto il costume, ma vale un certo radicalismo, che San Francesco era uno dei pochi che ha preso il cristianesimo sul serio, assolutamente sul serio, e è andato fino al limite, anche oltre i limiti, così il francescanesimo ha subito dopo tanti cambiamenti, perché era quasi disumano, così radicale. E come noi viviamo nel tempo della mediocrità, il tempo della indifferenza, questa proposta di San Francesco di essere un vero idealista, di andare oltre tutti i limiti umani, qualcosa che mi attrae, che mi sembra bello. Nel ruolo del santo, Maximilian Nisi, reduce da un Gesù Cristo teatrale di successo. Dopo Gesù Cristo anche San Francesco, non ti sembra di esagerare un po'? Siamo negli anni del Giubileo, poi probabilmente con il maestro Zanussi sarò San Giovanni Battista, però la cosa divertente è che ho cominciato con Cristo, poi San Francesco, poi San Giovanni Battista e ritornerò poi il prossimo anno fra i mortali. Un San Francesco con casco e stivali da motociclista, un San Francesco molto moderno, lo senti vicino a te questo San Francesco? Sì, è un San Francesco dell'era atomica, lo dice anche il testo, lo sento vicino a me perché è un santo secondo me che avrà la capacità di andare oltre i tempi. Io a 17 anni volevo entrare in convento, proprio nei frati minori cappuccini, proprio perché avevo trovato molto attuale il messaggio di Francesco. Poi chiaramente la vita mi ha portato su altre strade, la strada del teatro, che faccio in modo comunque di vivere sempre in modo francescano, tra virgolette. L'uomo che vide San Francesco è il bravo Carlo Simoni. In questo caso l'autore vuole dare la possibilità all'oggi di entrare nello ieri. Quindi questo personaggio è un giornalista, è un maestro, noi lo rappresentiamo come un maestro eventuale di... In realtà sarebbe l'autore, quello che tira i fili. È un po' l'autore, ma è un po' l'autore, è un po' il giornalista che va alla ricerca di questo tema di San Francesco, uno studioso, no? Che ha trovato però, e lo vede, lo rincarna, lo rivede, lo rifà materializzare San Francesco e ci parla. Antonio Pierfederici è il prete di San Damiano. Il suo personaggio. Il mio personaggio è l'esatto contrario di San Francesco, cioè è un prete di tutti i giorni che va lì, dice la messa contando il tempo per far prima, conosce il Vangelo, lo legge, però non lo approfondisce. Direi che è una pennellata comica nel lavoro.